c'è la neve come compagna di viaggio di questo match che può regalarci grandi emozioni. Siamo pronti a raccontarvelo, io e Stefano Nava. Un po' infreddolito, onestamente, ma buongiorno a tutti. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Il loro piano tattico abbastanza chiaro, semplice: 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo, che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Prova a sorprenderlo. Occhio al rimbalzo. Santi Cazorla. Ci sono metri a disposizione. E c'è subito dunque calcio di punizione. Occhio alla punizione. Attento qui il portiere che recupera il pallone senza difficoltà. C'è il triangolo. Occhio, cerca l'area di rigore. Crossa verso il centro. Guadagna metri verso l'area. Cazorla. Pisacane. Santi Cazorla. Si avvicina all'area. Punta la porta. Posizione buona per il cross. Perde palla. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Traversa e gol. Ha trovato il gol con una conclusione che è finita in rete dopo aver sbattuto contro la traversa. Qualche centimetro più su e la palla non sarebbe entrata. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Cazorla. C'è spazio per andare. Baza. Mette in mezzo con questo pallone. Gol solo sfiorato qui. Pallone che finisce non lontano dal palo. L'ha strisciata troppo. Se l'avesse presa piena probabilmente sarebbe stata una occasione vincente. Berezinski. Guadagna metri. Ottimo il dive, vai. Cross basso e teso. Rischia grosso qui, l'arbitro che si avvicina. Berezinski. Punta l'area. E il portiere dice di no. È riuscito facilmente a superare il marcatore. E questo... Prova ad andare. Tentativo sventato senza problemi dal portiere. Occhio al suo movimento. Opportunità. Bel tentativo, pallone che si spegne di poco al lato. Il tiro non ha preso l'effetto desiderato, altrimenti sarebbe stato gol sicuro. Berezinski.
Le condizioni meteo sono quasi proibitive, rendono questa sfida più simile a una gara di equilibrismo sul terreno che a una partita di calcio. Ci mancava la neve a complicare tutto, oltre al freddo, che è chiaramente un pericolo per i muscoli. Ci sono metri a disposizione. La protegge bene col corpo. Palla sul primo palo. Che riflesso del portiere sulla deviazione aerea. Si andrà avanti a giocare per altri due minuti. Nessun problema sul cross. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione, pericolo! Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì, conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Santi Cazorla, puntuale qui il difensore nel recupero, si avvicina all'area, occhio al traversone, non è finita, attenzione, è un tiro velleitario, si impenna e finisce lontanissimo dalla traversa. Cazorla, una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Perdono il pallone. Premia la corsa sulla fascia. Occhio al pallone filtrante. Porta avanti. Bacca. Tiro murato. C'è spazio per andare. Interrompono bene l'azione. Fuori gioco, fuori gioco. Stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, ma era fuori gioco. Cambio importante per controllare, gestire questo risultato. Intercettano bene il pallone. Punta l'area. Palla schizza via dopo il contrasto. E c'è il tiro. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Guadagna metri verso l'area. Ottimo intervento difensivo. Santi Cazorla. C'è il tocco sulla fascia. Cerca l'appoggio al compagno. Carlos Bacca. Cazorla. Prova a far partire il tiro. Ed è rete! L'allenatore gli ha dato fiducia, lui l'ha ricambiata nel migliore dei modi. Facile rete. Ma pur sempre una bella rete, grande conclusione ravvicinata. È una gara molto combattuta, impossibile davvero fare pronostici. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi e ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato.
Manovra interrotta dagli avversari. Guadagna metri. La mette in mezzo con questo pallone. Azione interrotta. Ancora un quarto d'ora da giocare. Ci sono metri a disposizione. Spazio per il traversone. C'è pressione su di lui. Si riparte col calcio d'angolo. Cross con i pugni, allontana. Perde palla. Minuti finali di grande intensità, tutti vogliono vincere la partita che è ancora inchiodata sulla parità. A metri per correre. Qui non c'è marcatura. Difesa passiva qui, attenzione. Cross in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Ci sono ancora 8 minuti da giocare. Basa. Prova a cambiare gioco. Si avvicina all'area. Occhio al cross sul primo. Palla raccolta senza problemi dal portiere. Può servire un compagno. Pisacane. Prova a andare. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. L'allenatore usa il cambio per togliere dal campo un giocatore che rischiava la seconda ammonizione. E per mettere anche forze fresche. Scelta giusta. Guadagna metri verso l'area. La mette dentro forte Rasotè. È arrivato il gol che può decidere la gara. Hanno scelto il momento migliore per colpire. Una rete che ha senza dubbio tagliato le gambe alla squadra avversaria. Hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero. Si fa durissima ora per la squadra avversaria. Vedremo se avranno il tempo per abbozzare una mini... Tempo scaduto. Arriva il triplice fischio del direttore di...